Anch'io non dovevo essere eletta, anch'io non dovevo essere candidato. Ho ceduto dopo varie insistenze di un'amica che mi ha chiesto di partecipare e di mettermi in lista come indipendente, non ero iscritta al Partito Democratico, perché si riteneva che fosse importante portare la scuola al centro dell'attenzione del nostro territorio, in corrispondenza anche a quella che era la politica nazionale. Diciamo così che da una parte la scuola era degnamente rappresentata, mentre invece non c'erano tra i candidati fino a quel momento, dopo è stata raccolta anche l'adesione di Isabella Curto, di appartenenti al mondo della scuola. Comunque fosse stato l'esito elettorale, la scuola sarebbe stata rappresentata all'interno del Consiglio Comunale, direttamente o indirettamente. Quindi il fatto che poi io sia qui oggi, dalla parte delle minoranze, va letto secondo me in un certo modo. È vero che c'è tanta disaffezione nei confronti del voto, soprattutto nei giovani, però questo esito elettorale ha fatto prevalere le persone, perché io sono qui, ho avuto tante preferenze, cose che in teoria, una cosa che io non mi aspettavo assolutamente, che forse nessuno si aspettava, e come spesso Mauro mi fa notare, molti voti disgiunti. Quindi il cittadino sceglie la persona, e se la persona è rappresentativa di interessi, di un modo di prendere le cose nella professione, nella sua vita di tutti i giorni, invoglia il cittadino anche ad andare a votare e a dare fiducia alla persona, uomo o donna che esso sia. Cito Nadia Piseddu, che stasera non c'è, come ultima delle elette donne di questa legislatura. Niente. Io ringrazio veramente, è stata secondo me una bellissima serata. Ho ascoltato con interesse le esperienze, le storie delle consigliere, delle ex consigliere che sono venute a ritirare l'attestato. Vi ringrazio sentitamente e sinceramente, davvero. Evviva le donne!